Il mare, primo episodio. Osserva il nostro pianeta. Vista dallo spazio, la Terra appare come un pianeta azzurro. Quell'azzurro è l'acqua del mare e degli oceani. Di azzurro ce n'è davvero tanto, il 71%. Forza! Ora è il momento di conoscerlo, il mare. Innanzitutto, che cos'è? Il mare è un'enorme distesa di acqua salata. Perché l'acqua del mare è salata? L'acqua del mare è salata perché contiene i sali minerali disciolti dalle rocce. L'acqua piovana, cioè della pioggia, scorrendo preleva dal suolo i sali minerali. Questi sali minerali vengono riversati nei fiumi e, come sai, l'acqua del fiume poi finisce in mare. Come sono nati i mari e gli oceani? La loro storia è iniziata 4 miliardi di anni fa, quando, in seguito ad un raffreddamento, torrenti di pioggia si sono abbattuti sul pianeta per migliaia di anni e l'acqua ha riempito le conche della crosta terrestre, dando origine ai primi mari. Sai, all'inizio l'acqua del mare era dolce come quella dei fiumi. I sali minerali si sono accumulati nell'arco di migliaia di anni. Il fondo del mare. Come anche la superficie della Terra, il fondale non è uniforme, ma presenta zone pianeggianti e zone montuose. Quindi, essendoci montagne e pianure, i mari hanno diverse profondità. Osservando le carte geografiche, le diverse profondità dei fondali marini sono indicate da un azzurro diverso. Le aree più profonde hanno un azzurro più scuro, quelle meno profonde hanno una tinta più chiara. Scopriamo ora le parole del mare, o meglio, del paesaggio marino. Il punto in cui il mare e la terra si incontrano si chiama costa. La costa può essere bassa oppure alta. La costa bassa è al livello del mare ed è quasi sempre sabbiosa, cioè presenta la sabbia, ma può anche presentare i ciottoli oppure la ghiaia. La costa alta si ha quando montagne o colline finiscono direttamente nel mare. La costa alta è rocciosa. Isola. L'isola è un territorio completamente circondato dal mare. La penisola è un territorio bagnato dal mare su 3 lati. 1, 2, 3. Il quarto lato, come vedi, non è bagnato dal mare. Anche l'Italia è una penisola. Osserva! 1, 2, 3 lati bagnati dal mare e il quarto invece no. Il promontorio è una sporgenza di terreno roccioso, una montagna che si affaccia sul mare. L'arcipelago è un insieme di isole vicine. La costa può presentare delle insenature arrotondate, delle curve, delle rientranze come una pancia. Quando questa insenatura è piccola si chiama baia, dove l'acqua è poco profonda. Se l'insenatura è grande si chiama golfo, dove il mare è più profondo. Vediamo ora i movimenti del mare. L'acqua del mare è sempre in movimento. Il vento, soffiando sulla superficie marina, genera le onde. Le correnti marine spostano le masse d'acqua nelle profondità. Sai, esistono fiumi e laghi sottomarini.
Si tratta di masse d'acqua sui fondali che non si mescolano con le acque circostanti perché hanno una diversa salinità, cioè una diversa quantità di sale. Oltre alle onde e alle correnti, ci sono le maree. Per due volte nell'arco di una giornata, il livello dell'acqua del mare si alza e si abbassa. La bassa marea si ha quando il livello del mare si abbassa. L'alta marea si ha quando il livello si innalza. Le maree dipendono dalla luna, che attira a sé l'acqua del mare come una grande calamita. Prima di lasciarti, voglio sottoporti a una piccola verifica. Ripassiamo insieme alcune parole del paesaggio marino. Osserva l'immagine. Come si chiama un territorio completamente circondato dal mare? Bravo! Isola! Ed ora, come si chiama un insieme di isole vicine? Arcipelago, questo era più difficile. Come si chiama la striscia di sabbia che finisce direttamente nel mare? Costa bassa e sabbiosa. Come si chiama il punto in cui una montagna o una collina finisce sul mare? È la costa alta e rocciosa, ma quella che vediamo qui nell'immagine potrebbe benissimo essere anche un promontorio. Bene, complimenti per aver ascoltato questo video. Hai imparato che cos'è il mare, come è nato, perché è salato, i movimenti del mare, le parole del mare e il mare nelle carte geografiche. Maestra, posso essere interrogato per vedere se ho capito? Va bene, per te ho una domandina di comprensione. Parliamo di onde. Le onde sono provocate dai pesci, dalla pioggia o dal vento? Molto bene! Le onde sono provocate dal vento. Se qualcosa ti è sfuggito, guarda nuovamente il video. Non perdere il prossimo episodio perché sul mare abbiamo ancora tante cose da scoprire.